Testamento di Messer Ulisse Aldrovandi, 10 novembre 1603. Chi più del sottoscritto, Ulisse Aldrovandi, può sapere che la natura è sì potente, ma che nulla può contro l'inesorabile scorrere del tempo. Disperavo dello scavalcare il secolo XVII, eppure eccomi qua, pluriottantenne, vecchio albero barbuto, rugoso e stanco, e lascio cadere sulla mia natia Bologna i frutti del mio ingegno. Ho deposto la mia fedele zappa nel capanno del mio orto, quello dei semplici, che il Senato mi concesse più di 35 anni or sono, e non avendo io più figli, dichiaro di voler ripagare l'onorabile comune, concedendo a lui e alla città tutta il beneficio dei miei sforzi. I miei animali imbalsamati, le mie piante essiccate e racchiuse come figure miniate nei volumi della mia enciclopedia, i miei disegni e le loro matrici. Su quel nero terreno ho coltivato il mio lavoro, ho edificato la mia vita e costruito la mia cattedra. Ora che la morte si avvicina, sembra quasi che mi conceda il dono da me più agognato, la conoscenza. Quale grazia mi propone come scambio? I miei stanchi occhi riescono a vedere il destino di quel mio laboratorio a cielo aperto. Vedo ferro e vetro. La sala della borsa divenire ricca di sapere. I ragazzi che studiano con l'amico impegno e di anziani come me che aspettano il fedele destino. Vedo un francese, acclamato come un antico imperatore, portare in Italia e nella mia Bologna il nuovo attraverso il fuoco. Il mio orto, ripristinato ai confini della città, dove quel piccolo grande uomo, Napoleone, credo, sta piantando un secolare platano. Vedo accanto ad esso una delizia, la riconosco, è la viola dei Bentivoglio. Ora sembra ospitare genti da tutte le parti del mondo. Ricordo, come negli anni della mia verde giovinezza, il cardinale Ferrero e suo nipote abbiano abbellito quel dolce luogo di svago per renderlo adeguata dimora dei loro piemontesi. L'ariosa loggia di Innocenzo da Imola, coi suoi soavi e crudeli miti, il gran salone, dove l'allievo, Prospero Fontana, non smentì il fato superando il suo maestro, magnificando la chiesa e il Papa Silvestro, e infine il piccolo e curioso studiolo dell'eccentrico Aspertini, che in me suscitava sempre rispetto e timore. Vedo che questo mio scritto sarà rispettato, e che il mio patrimonio verrà in utile et gloria della città e della sua, della mia università. Posso dunque lasciare scorrere il tempo che mi resta con questa certezza nel cuore, questo stanco cuore di Ulisse che mai si è accontentato e sempre curioso ha navigato verso il nuovo, per il mondo, in se stesso.